Radio 3 Mondo. Democratic Syria without Bashar Assad. It's going to be successful. Frankly, sometimes once the furies have been unleashed in a situation like we're seeing in Syria, it's very hard. Buongiorno da Marina Lalovic e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo. Alle 11:57 secondi di questo mercoledì 14 di maggio abbiamo deciso di portarvi in Siria, ma anche in Turchia. Syria without Bashar al-Assad, queste sono le parole del presidente americano Barack Obama dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca con il premier britannico Cameron. Le parole che non sembrano di portare nulla di nuovo riguardo l'approccio degli Stati Uniti e della Gran Bretagna nei confronti della Siria. Ma noi oggi a Radio 3 Mondo cercheremo più che altro di approfondire un'altra novità, purtroppo, quella che coinvolge a questo punto anche lo Stato della Turchia in questo conflitto siriano. Parliamo più che altro del tragico episodio del sabato scorso, dell'11 di maggio, quando due autobombe sono esplose nella città turca di Reyhanlı, soltanto 20 chilometri dal confine con la Siria, uccidendo più di 43 persone. E subito dopo questo episodio si è parlato dello sconfinamento del conflitto in Siria. Ci sono state delle reazioni sia da parte turca ma anche quella siriana, ma per capire più che altro quali conseguenze questo tragico episodio porterà sia per la Siria ma soprattutto per la Turchia, abbiamo in collegamento telefonico Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice, corrispondente per TM News, collaboratrice della Stampa e di Avvenire, nonché autrice di Cose da Turchi e di Mille e una Turchia. Benvenuta Marta Ottaviani a Radio 3 Mondo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E dalla Turchia abbiamo anche Giacomo Kuskuna, giornalista freelance che vive a Gaziantep. Benvenuto Giacomo. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo subito ad approfondire questo tragico episodio che abbiamo menzionato e chiediamo a Marta Ottaviani quale conseguenze per la Turchia dopo questo episodio che in qualche maniera molti hanno definito come uno sconfinamento della guerra in Siria. È davvero così? Ma dunque, diciamo che la posizione della Turchia sulla questione siriana è piuttosto chiara. Il premier Erdogan già dall'inizio della crisi siriana era piuttosto favorevole a un intervento, comunque a una presa di posizione forte sul modello di quella libica contro Bashar al-Assad. Infatti, sembra quasi cinicamente che questo attentato, che è costato la vita a 50 persone, perché ricordiamolo, il bilancio si è aggravato questa mattina, arrivi in un momento particolarmente propizio. Il premier Erdogan giovedì incontrerà il presidente statunitense Barack Obama e c'è da pensare che chiederà un ulteriore rafforzamento della posizione statunitense nei confronti della questione siriana. Ricordiamo che in questo momento la situazione turca è particolarmente delicata perché ci sono 300.000 profughi che la Turchia sta ospitando ormai da diversi mesi e che cominciano a produrre qualche problema di sicurezza interna. Non è un caso che l'altro giorno a Reyhanlı, dove sono esplose queste autobombe, c'è stata anche una manifestazione proprio contro i rifugiati siriani, di gente appunto che è praticamente satura della situazione. Il premier Erdogan, intervenendo, parlando con i giornalisti, ha cercato anche di buttare molta acqua sul fuoco, dicendo che i profughi, i rifugiati non sono assolutamente alla base degli attentati e chiamando insomma anche un attimo alla calma, accusando direttamente Bashar al-Assad di essere il mandante morale e materiale dell'attentato. E insomma vedremo adesso quale sviluppo prenderà la faccenda, ma come ripetevo prima c'è veramente da pensare che questa volta Erdogan chiederà a Barack Obama passi molto concreti, un intervento concreto. Ma riporterei anche una dichiarazione del primo ministro turco subito dopo il tragico attentato. Bashir Atalay ha detto che questo attentato è stato indirizzato a mettere proprio i turchi contro i rifugiati. Alcune dei manifesti e cartelli subito dopo l'attentato dai cittadini di questa città a 20 chilometri dalla Siria erano proprio: questa è la Turchia, non la Siria. Giacomo Kuskuna, che vive a Gaziantep, che cosa si respira in Turchia più che altro nei confronti appunto dei migliaia di rifugiati che vengono dalla confinante Siria, e soprattutto esiste questa ostilità effettivamente nei confronti
delle persone sempre di più che vengono dalla Siria? Ma bisogna dire che dopo 2 anni di conflitto la situazione dei profughi è molto difficile e anche i siriani stessi sono molto stanchi della situazione. Anche i turchi cominciano ad avere sulle loro spalle dei problemi che derivano dalla presenza di, come diceva Marco, oltre 300.000 profughi nel paese. Quello che molte persone sottolineano è che, ad esempio, il prezzo delle case, degli affitti, degli appartamenti è salito alle stelle e ci siano più difficoltà nel trovare lavoro proprio perché alcune decine di migliaia di profughi siriani comunque rappresentano un'opportunità di avere dei lavoratori a basso costo e nel mercato nero del lavoro turco. Quindi quello che ho visto io a Gaziantep e a Kilis non è un'ostilità verso i profughi quanto una stanchezza nel dover affrontare alcune problematiche che dopo tanto tempo ovviamente vengono all'anno. E non vengono gestite, forse lo Stato non è preparato a raccogliere di più i rifugiati. Esatto, il governo turco ormai dalla fine della scorsa estate ha cominciato a costruire nuovi insediamenti poiché i 13 che sono al momento all'opera in Turchia hanno raggiunto, sono pieni e se da una parte gli investimenti del governo turco sono sicuramente grandissimi e alcuni dei campi profughi offrono delle condizioni accettabili ai profughi siriani, in altri campi le situazioni sono molto diverse e alcuni profughi siriani scelgono di tornare in Siria perché le condizioni sono insostenibili in Turchia per loro. Da una parte vivere nei campi è difficile, però dall'altra cercare di uscire e vivere nelle città è ancora più difficile perché i prezzi sono insostenibili e dopo 2 anni senza un lavoro i soldi sono finiti e non possono permettersi di vivere più in Turchia. E prima di continuare a parlare del conflitto in Siria, ma soprattutto dello scenario turco dopo 2 attentati del sabato di 11 maggio, vorrei anche invitare i nostri ascoltatori a seguirci anche sui social network, sul nostro profilo Twitter Radio Tremondo, sul profilo Facebook Radio Tremondo, nonché a mandarci i propri commenti via SMS al 335-5634-296. Cosa pensate ormai del conflitto in Siria e soprattutto di questo effetto domino che molti definiscono dopo questi 2 attentati di sabato? Marta Ottaviani, appunto, usciamo dai confini siriani, oltre alla Turchia, quali sono le prossime ripercussioni che possono succedere? Qual è la risposta che effettivamente la Turchia può dare oltre a rivolgersi agli Stati Uniti verso la Siria? Ma dunque ricordiamo che il Parlamento turco nel giugno dell'anno scorso, quando un F-16 da ricognizione turco fu abbattuto praticamente in acque territoriali internazionali, ma pare avesse sconfinato di pochi chilometri sui cieli siriani, ha fatto votare dal Parlamento l'autorizzazione dell'esercito a intervenire in caso di nuovo attacco contro il paese. Quindi esiste la possibilità effettivamente che succeda questo? Che ci sia un attacco concreto dopo questi 2 attentati di sabato? Ma io non credo che Ankara si possa permettere un'azione spontanea e unilaterale, anche perché non penso che in questo momento avrebbe l'equipaggiamento militare e nemmeno logistico sufficiente a farlo. Ricordiamo che comunque Ankara ha diverse batterie di Patriot inviati dalla NATO sul territorio nazionale che serviranno appunto nel caso in cui la Siria attacchi concretamente. Devo dire una cosa, che in questi mesi ci sono stati diversi sconfinamenti, no, del fuoco siriano in Turchia, soprattutto a livello di colpi di mortaio, ma erano sempre attacchi non avvenuti su commissione, cioè erano molto probabilmente colpi di mortaio esplosi da non professionisti che hanno colpito il suolo turco praticamente per errore. Credo che la Turchia possa agire solo in appoggio a una missione eventuale delle Nazioni Unite o della NATO, ma ecco, francamente che Ankara prenda un'iniziativa personale io lo escluderei, anche perché la gestione della situazione siriana ha provocato al premier turco Recep Tayyip Erdogan molti problemi anche dal punto di vista dei consensi all'interno del paese. Non infatti è la stessa opposizione che critica maggiormente il governo per un netto appoggio verso i ribelli siriani.
Assolutamente sì, non dimentichiamo poi che i consensi del premier Erdogan in questi mesi vacillano anche a causa della trattativa che Erdogan ha voluto intavolare con la minoranza curda, che è piaciuta a una parte del paese ma al contrario non è piaciuta molto a una parte dell'elettorato dell'AKP, il partito islamico moderato di cui Erdogan è alla guida, e soprattutto nei mesi scorsi i consensi del premier avevano avuto un brusco calo proprio in relazione alla gestione della situazione siriana. E leggo un commento che ci è arrivato via SMS da un nostro ascoltatore Lino al 335-56-34296 che dice: sulla Siria non credo a nessuno, troppa propaganda. Colgo anche l'occasione di menzionare un video shock che in qualche maniera ha popolato tutti i siti online, fra i primi la BBC News poco tempo fa, che riprende un militare siriano che mangia dal vivo il cuore di un ribelle siriano. Allora si tratta proprio delle informazioni, dei video che in qualche maniera vengono anche pilotate, molti dicono, cioè l'informazione non viene appunto dei giornalisti corrispondenti che non sono ammessi sul territorio siriano. Giacomo Cuscunà, com'è, diciamo, l'opinione pubblica, come viene proprio descritta questa guerra siriana anche dal punto di vista mediatico appunto in Turchia? Ma, ovviamente muoversi in Turchia per tutti i giornalisti è molto difficile. Le notizie che arrivano dal nord, che è la zona controllata dai ribelli e dove la maggior parte anche dei giornalisti turchi riesce ad entrare, sono ovviamente dalla parte dei ribelli, quindi si sottolineano le brutalità dell'esercito siriano. E questa è la posizione dei media turchi come dei media dei principali media europei, ed è effettivamente quello che viaggiando nel nord della Turchia si può ascoltare dalle persone che ci incontrano normalmente per strada. E io non ho visto il video di cui avete parlato voi, ma di storie così ce ne sono tante ed è molto difficile capire quanto sia propaganda, quanto invece sia la brutalità della guerra che imperversa. Marta Ottaviani, la Turchia in qualche maniera rappresenta il maggior oppositore, abbiamo detto, il paese confinante alla Siria, ma oltre a quello, perché la Turchia potrebbe essere il maggior bersaglio di questo effetto domino? E dopo la Turchia effettivamente ci può essere un'escalation nella zona? Ma ricordiamoci che la Turchia ha avuto fin dal primo momento un atteggiamento molto molto duro nei confronti di Bashar al-Assad, che probabilmente dal presidente siriano è stato percepito in buona dose quasi come una sorpresa, visto che pochi mesi prima dell'inizio della crisi il premier turco Recep Tayyip Erdogan aveva più volte definito Bashar al-Assad un suo grande amico, quindi insomma c'era una grandissima sintonia tra i due stati. Ricordiamo poi che la Turchia e la Siria hanno in comune il problema curdo, quindi insomma ci sono molto probabilmente delle cellule di curdi del PYD, che sarebbe praticamente il braccio siriano del PKK, che potrebbero decidere di agire contro la Turchia. E ricordiamo che quest'estate, infatti, quando c'era stata una recrudescenza della guerriglia curda, molti avevano puntato il dito contro Erdogan perché appunto era stato accusato il premier se avesse gestito la situazione siriana in maniera meno esuberante dal punto di vista diplomatico, forse la Turchia non avrebbe avuto un'estate che è stata veramente un'estate di sangue per il sud-est del paese. Credo che Ankara paghi in buona dose l'aver voluto gestire in maniera autonoma la crisi siriana fin dal primo momento, nonostante i diversi warning che gli sono arrivati dagli Stati Uniti ma anche da alcune potenze europee, e credo che adesso stiano ricominciando, diciamo, a mettersi nell'alveo di un'azione comune, anche con un rinnovato rapporto con l'alleato americano, che negli ultimi mesi ha comunque fatto capire non poche volte il suo fastidio, la sua disapprovazione per quanto riguardava la condotta di Ankara durante la crisi siriana. Giacomo Cuscunà, prendiamo le parole del presidente Obama, che ieri ha detto che dalle armi chimiche dipendono i nostri paesi.
passi. Leggevamo durante la stampa estera di Radio 3 Mondo, durante la rassegna della stampa estera, che la Turchia in questi giorni fa anche una serie di analisi sui rifugiati siriani per capire se sono stati esposti alle armi chimiche del regime siriano. Che cosa sta succedendo effettivamente? Ma in Siria le notizie di attacchi, soprattutto con uso di bombe contestate con del gas, sono abbastanza comuni, sia nella zona attorno ad Aleppo che in Aleppo stessa, soprattutto nel quartiere di Sheikh Mansour, dove dopo l'attacco dei ribelli che avevano conquistato il quartiere, l'esercito ha risposto con un'azione molto forte. E io non ho visto direttamente, ma molti profughi che sono fuggiti da quell'area hanno riportato la morte per asfissia di familiari e di alcune persone. Ma la Turchia effettivamente fa questi esami sui rifugiati? Sì. Ho parlato anche con un giornalista italiano che mi ha riferito di questa analisi. Sì, sarà interessante vedere i risultati. Ma i risultati ancora non ci sono? Sono in corso soltanto le analisi? Sono in corso, esatto, sono in corso. Grazie Giacomo Cuscunà, giornalista freelance che vive a Gaziantep nel sud della Turchia, per questa analisi dalla Turchia dopo gli attentati di sabato nella città a 20 km dal confine siriano. Grazie anche a Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice corrispondente per TM News, collaboratrice della Stampa e di Avvenire, nonché autrice di Cose da Turchia e di Mille e una Turchia. Vi ricordo di seguirci, di mandarci dei vostri suggerimenti e commenti al 335-56-34296, nonché a visitarci anche sui nostri profili dei social network. Il nostro profilo su Twitter è Radio 3 Mondo, quello su Facebook è omonimo Radio 3 Mondo, nonché anche a scaricare le nostre puntate in podcast su mondo3.rai.it.